Bentornati sul canale, eccoci con una nuova recensione, la mia nuova stazione saldante Yua 939D+3. Come vedete l'ho acquistata qualche giorno fa su Amazon ad un buon prezzo secondo me, e adesso vedremo, dopo l'unboxing faremo qualche prova pratica e vediamo come va. Bene ragazzi, questa è la mia nuova stazione saldante Yua 939D+3. Ha anche queste pinze, possono aiutare molto nel lavoro. In più ha anche questa lente di ingrandimento con LED. Ha un display per la regolazione della temperatura e dello slip, e adesso lo accendo con voi per la prima volta. Eccola qua. Assieme al saldatore vi arriverà il supporto con spugnetta per la pulizia della punta con paglia d'acciaio, il supporto per il rotolo dello stagno e ovviamente la punta del saldatore già premontata. Adesso anzi voglio andare a vedere l'elemento riscaldante. Le dimensioni mi sembrano corrette. A corredo abbiamo un succhiastagno, una pinzetta e 10 punte di varie forme e dimensioni. Quindi tutto questo è quello che si trova all'interno della confezione, senza dimenticare il manuale anche in italiano, scritto anche piuttosto bene. Si può scegliere di visualizzare la temperatura con gradi centigradi oppure Fahrenheit, e abbiamo 4 canali preimpostabili per memorizzare le temperature. Per memorizzare un canale con una temperatura dovremmo selezionare il canale e portarci sulla temperatura desiderata. Questo sarà il canale 1. Poi andiamo al canale 2, va benissimo 300. Poi andiamo sul 3, andiamo al 350. E così via. Per andare a modificare il tempo di slip, per salvaguardare energia e elemento riscaldante, basterà premere 2 secondi il pulsante e andare a regolare da off fino a 30 minuti. Se premiamo un'altra volta possiamo decidere di impostare o meno i beep. Se premo ancora possiamo andare a modificare la calibrazione della temperatura. E questo è lo slip mode una volta superato il tempo impostato, in questo caso 5 minuti. Facciamo una prova di stagnatura della punta a 300 gradi e vediamo che scioglie perfettamente.
poi abbiamo la nostra spugnetta in bevuta di acqua per la pulizia. Oltre a questo abbiamo anche la paglia d'acciaio per ossidazioni un po' più resistenti. Adesso voglio provare a stagnare questo grosso cavo da 2,5 mm. Facciamo 450 gradi, vediamo. Ecco qua. Adesso cambierò la punta, metterò una punta a taglio che è quella che preferisco per andare a fare l'ultimo test di dissaldatura di un grosso cavo. Per prima cosa pulisco la punta e gli applico un po' di stagno. Adesso vedremo come dissaldare questo grosso cavo giallo con una piazzola piuttosto grande. Eccolo qua, lo stagno si è sciolto e viene via, perfetto. Allora, siamo arrivati alla conclusione del video. Facciamo un po' il punto della situazione. Questa stazione saldante mi è piaciuta davvero. È velocissima nel raggiungere la temperatura, come avete visto nei vari test. Eccola qui. Ha funzionato lo slip, quindi dopo 5 minuti come ho impostato è andata in protezione a 200 gradi per salvaguardare la punta e l'elemento riscaldante. L'altra cosa che mi è piaciuta molto è sicuramente il portastilo, che ha integrato tutto quello che serve, ha una buona dotazione di punte. Le uniche cose che non mi sono piaciute è sicuramente la lente di ingrandimento, perché ha dei LED veramente insufficienti. Per un uso basico potrebbe andar bene, ma per un uso da laboratorio io vi consiglio di utilizzare una lente di tipo queste. Un'ultima cosa, ho preferito acquistare questo modello che ha solo la stazione saldante e non c'ha l'aria calda, perché secondo me l'affidabilità di un prodotto di questo tipo in questa fascia di prezzo è nettamente superiore a prodotti che fanno tutto in uno. Ok, la recensione di questa stazione saldante che mi è molto piaciuta finisce qui. Se vi è piaciuta, se vi è stata utile, lasciatemi un bel like e fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!